Veniva a mangiare il gelato da Gianni Lombardo, andava da Gianni al bar della piazza a fare l'aperitivo. E faceva lavorare tutte le imprese del territorio? Assolutamente sì. Se vendessero Villa Certosa ci sarebbero dei problemi? Quello sicuramente, un problema anche economico, un problema per gli imprenditori che ci lavorano costantemente. A Porto Rotondo le notizie sulla messa in vendita dei gioielli immobiliari di Silvio Berlusconi da parte degli eredi vengono seguite con una certa attenzione e il motivo è semplice. Tra questi gioielli, forse il più luminoso, c'è Villa Certosa. Questo è l'ingresso di Villa Certosa? Sì, questo è l'ingresso per le persone importanti. Questa praticamente è la villa dei sogni di Berlusconi. Questa è Berluscolandia. A Villa Certosa al suo illustre abitante Antonello Zappadu ha dedicato qualche anno della sua carriera di fotoreporter. Quante volte ha fotografato Villa Certosa? Con gli scatti 80.000. Tieni conto che sono 6 anni che io ho vissuto qui. Io ho fotografato anche Mubarak lì in una porta che non si vede più. D'altronde hanno varcato questi cancelli gli uomini più potenti della terra. Da Tony Blair, lui era in bandana bianca, a Vladimir Putin. Ma non solo, qui sbarcavano anche cospicui contingenti di giovani donne. Insomma, il vitalismo berlusconiano in purezza. È vero che c'erano degli ulivi che Berlusconi aveva fatto venire dalla Palestina? Sì, sì, così mi hanno detto i giardinieri. E lui cosa diceva di questi ulivi? Dice, magari qua c'è seduto Cristo, Gesù. E c'è tutto quanto, tutto quello che lui voleva. C'è un vulcano, ci sono delle piscine termali, poi c'è il Tempio di Salomone. Cioè, cosa significava avere Berlusconi qua? La folla, tu non ti puoi immaginare quanta gente veniva a cercare Berlusconi. Tutti vicino al sole. Imprenditori italiani, piuttosto che professionisti, che hanno comprato magari l'appartamento proprio perché anche il cavaliere aveva comprato la proprietà. E stare ecco vicini a Berlusconi. Ma quanto può valere Villa Certosa? Alcune stime indicano un valore di 259 milioni. Dipende da un'eventuale offerta che il cliente acquirente o il fondo immobiliare o la società o il magnate russo, lo sceicco, piuttosto che magari i ricchi ecco, dei paesi emergenti potrebbero offrirle. Chi dovesse comprare Villa Certosa cosa prenderebbe? Un pezzo di storia, una specie di Pompei. Una sorta di parco archeologico della politica di questi anni. Esattamente.